Ciao a tutti ragazzi, sono Aloha ed oggi volevo fare il video acquisti di dicembre 2016. Partiamo subito come sempre con i recuperi Star Comics. Partiamo con Toriko volume 34, un volume che mi è piaciuto più dei precedenti, ma che a livello globale non mi ha entusiasmato più di tanto, nel senso che le critiche che faccio a Toriko sono un po' sempre le stesse, quindi una grande assenza di idee, una trama che anziché decollare sembra naufragare sempre di più, però perlomeno, ripeto, è stato un volume un pochino più godibile, tutto sommato, quindi l'ho letto con un po' più di piacere, ma alla fine ormai capisco che sia questo il massimo che si può ottenere da Toriko e che di conseguenza l'interesse verso questa serie è destinato sempre più a appunto svanire. Comunque ho accolto con grande piacere la notizia che la serie è da poco terminata in Giappone col volume 43 ed è una cosa secondo me fantastica perché l'esigenza di far terminare questo manga secondo me si faceva sentire quantomeno dal volume 15 circa e siamo andati secondo me avanti già per troppo tempo, quindi buonissima questa cosa. Adesso bisognerà vedere per quanto tempo invece ce lo dovremo sorbire ancora in Italia, penso per altri 2 anni almeno. Volume 87 per il Detective Conan non mi è dispiaciuto affatto, in particolare il caso che di fatto ricopre quasi tutto il volume, cioè quello del flashback, che riguarda appunto Shinichi e Ran, il loro incontro, insomma, è stato, non dico interessantissimo, però perlomeno è stato qualcosa di nuovo, un po' diverso, ecco, perché di fatto è molto difficile ormai trovare qualcosa di nuovo in questo manga. E anche questo mi piacerebbe che prima o poi si concludesse, ma capisco che è molto molto difficile come cosa. Volume 6 per My Hero Academia. Non mi è piaciuto troppo questo volume, più che altro l'ho trovato abbastanza sottotono. Probabilmente è un'esigenza della storia stessa, in un certo senso, cioè quella di calmarsi un attimino, di riorganizzare le idee, per carità, è comprensibile, però sinceramente è stato molto meno coinvolgente dei volumi precedenti. Un po' sul finale, devo dire, è già più movimentato, però per il resto non è stato un granché. Comunque, vabbè, un incidente di percorso, sono certo che già dal prossimo volume si potrà vedere qualcosa di migliore. Volumi 10 e 11 per Inuyasha, non ho molto da dire, è una storia che continua a piacermi, è sempre molto interessante e di conseguenza la continuo senza problemi. Volume 2 per No Guns Life, questa nuova serie Star Comics che al primo volume, secondo me, aveva mostrato dei pregi ma anche diversi difetti, che purtroppo conferma anche in questo secondo volume, sia appunto gli aspetti positivi che negativi. Nel complesso forse mi è piaciuto leggermente di più. Più che altro perché il discorso è sempre quello, cioè abbiamo una buona storia, una trama non male, però secondo me è raccontata così in maniera un po' frettolosa, non c'è una gran narrazione, ripeto, e anche il ritmo secondo me non è molto azzeccato. Il disegno non parliamone, secondo me. Non dico che sia inguardabile, però c'è di meglio assolutamente, però gli spazi per un miglioramento secondo me ci sono, quindi darò un'altra opportunità, proverò a leggere anche il terzo e da là vedrò se appunto continuare la serie o meno. Abbiamo Erased volumi 2 e 3, un manga che mi sta semplicemente stupendo, io non me l'aspettavo anche perché all'inizio alla sua uscita l'avevo totalmente ignorato, poi diverse persone, che ringrazio ovviamente, me l'hanno consigliato e veramente non posso fare a meno di notare come sia una storia molto valida, originale e piena di intrecci narrativi, è molto molto coinvolgente e per certi aspetti è proprio qualcosa di mai visto, diciamo, almeno una storia di questo tipo io non l'avevo mai letta prima e sono un po' indietro perché di sicuro è già uscito il 4, forse anche il 5, non lo so, però
Per quello che ho letto io è sicuramente molto buona, tra l'altro non è neanche molto lunga perché si terminerà col volume 8, quindi ancora di più mi sento di consigliarla. Volume 15, ossia il volume conclusivo per l'emblema di Roto, un finale che non mi è dispiaciuto, però sinceramente non ha lasciato il segno più di tanto. Mi aspettavo un finale un pochino più marcato, qualcosa di un pochino più memorabile, invece non lo so, almeno secondo me è un finale che non fa la differenza ed è un peccato perché il finale, soprattutto in queste storie qua, che sono buone però non sono strepitose, un buon finale può fare veramente la differenza, cioè può darti un ricordo più positivo dell'opera, invece secondo me, boh, non è niente di che, ripeto, non è brutto, però non è niente di che. Vabbè, comunque in generale rimane sicuramente un buon manga. Volume 2 per la Perfect Edition di Touch, e io ancora una volta non posso fare a meno di notare come questa serie sia da una parte estremamente semplice, è vero, ma così terribilmente efficace, perché non lo so, è veramente i personaggi, la storia, tutto quanto è semplice, ripeto. L'autore non dà l'impressione di fare le cose in grande, ma poi la realizzazione del manga è eccezionale, veramente. Io non ho mai letto un manga, diciamo così, anche corposo a livello di volumi, perché sono almeno 400 pagine, che coinvolga così tanto. Cioè, vi giuro che i volumi volano di questo manga, volano proprio, ed è un bel sintomo, cioè è un segnale che chiaramente stiamo leggendo un'opera di qualità. Che io consiglio sia perché secondo me ognuno può trovarci un aspetto, diciamo, piacevole, ma anche perché abbiamo di fronte un manga davvero molto importante. Continuando a parlare di opere molto importanti, concludiamo per Star Comics con Ushio e Tora volume 2, sempre della Perfect Edition. Se devo essere sincero, non mi aspettavo una storia di questo tipo. Non avendola neanche mai letta, voglio dire, ovviamente non sapevo a cosa sarei andato incontro, però ripeto, mi aspettavo qualcosa di un po' più serio, sinceramente, detta sinceramente. Malgrado questo, non mi sta dispiacendo affatto, è veramente ottima, molto, molto entusiasmante come serie, molto divertente e che appunto risulta assolutamente godibile. La continuerò di certo e mi sento tra l'altro di dare un merito particolare a Star Comics per l'edizione. Io ormai da tanto tempo che non parlo e non mi soffermo più sulle edizioni, perché chiaramente secondo me è un aspetto molto secondario, però l'edizione Perfect di Ushio e Tora è il top perché a parità di prezzo è molto meglio secondo me sia di quella di Touch, che è sempre una Perfect, ma soprattutto di quella dell'emblema di Roto, che è un po', diciamo, la Perfect classica che ha fatto finora sempre Star Comics. Questa non è soltanto migliore perché ha la sovraccoperta, ovviamente, ma anche e soprattutto perché è flessibilissima, è qualcosa di boh, cioè, magari la Star facesse sempre delle edizioni così, veramente buona e un motivo in più, insomma, per consigliare una storia che finora sembra promettere davvero bene. Passiamo all'unico acquisto che ho fatto per J-Pop e ho acquistato una serie completa uscita ormai diverso tempo fa, sto parlando di Wolf Guy, appunto serie completa in 12 volumi. È un manga di cui sinceramente ho trovato delle critiche un po' miste, cioè gente che l'ha trovato buono e altri che invece no, cioè voglio dire, delle critiche appunto miste. Io, al di là di quelle che erano le recensioni, ho voluto provarlo semplicemente perché mi ispirava e mi ispirava già al tempo della sua uscita, ormai diversi anni fa, però tra una cosa e l'altra l'ho sempre un po' rimandato come recupero e poi trovandolo a un prezzo abbastanza buono, appunto tutto completo, ho appunto voluto dargli un'opportunità. Non ho ancora iniziato a leggerlo, quindi non posso dire niente, però l'unica cosa che mi sento di dire è che mi ispirava e quindi solo per questo ho voluto dargli un'opportunità, ripeto. Sempre per J-Pop abbiamo il volume 17 di I Am a Hero che stranamente non mi è piaciuto più di tanto. Di solito questa serie, se non per gli sviluppi della storia e per tutto quanto, mi piace sempre un po' per l'ansia che trasmette, un po' i momenti di tensione, diciamo, ma questo volume, secondo me, non trasmette niente di che ed è un vero peccato perché, ripeto, secondo me la storia
di solito vola su alti livelli. Comunque, vabbè, capisco che sia un volume un po' così, sicuramente si riprenderà al prossimo e proseguiamo con gli acquisti per Dinit. Volume 10 per Back, non ho molto da dire, è un manga che comunque mi piace sempre, non mi entusiasma a livelli stratosferici, questo è vero, mi aspettavo qualcosa di più sotto questo aspetto prima di iniziare a leggerlo, però lo trovo comunque ben realizzato e penso proprio che continuerò a recuperarlo. Volumi 9 e 10 per Shonan Junai Gumi, un manga che continua a piacermi a livelli piuttosto alti, tanto da farmi appunto pensare che sia uno dei migliori manga che abbia mai letto, io lo dico sinceramente, però per quanto il volume 9 mi sia veramente piaciuto moltissimo, il 10 invece non troppo, ecco, diciamo che c'è una piccola differenza, almeno io non l'ho trovato così tanto interessante come i volumi precedenti, ma di per sé la serie merita sicuramente e penso proprio che inizierò a leggere anche GTO, che vede appunto come personaggio principale uno dei protagonisti di questa serie, non appena appunto finirò di recuperare questa e se non sbaglio non dovrebbe mancare molto. Passiamo a Planet Manga e lo facciamo con un vero e proprio miracolo, un miracolo perché è uscito Yawara volume 15. Io non ci speravo più, la serie era ferma da un anno e quindi davo per scontato che l'avessero bloccata, però a quanto pare l'hanno fatta uscire ed è come sempre un manga molto fresco, molto vivace ed estremamente divertente, ma il segnale più forte che ti fa capire che è un bel manga è il fatto che malgrado sia passato un anno, ripeto, i personaggi ti rimangono sempre, ti rimangono i loro caratteri, ti rimangono le relazioni tra essi, è spettacolare, è veramente una commedia molto ben realizzata. Mi piacerebbe vederlo pubblicato un po' più di frequente, però effettivamente se il successo è basso, purtroppo queste sono un po' le conseguenze derivate sia dal fatto che la storia magari può piacere poco al pubblico, ma anche dalla presentazione della casa editrice con questa edizione che chiaramente ha dato il suo contributo. Speriamo però che si concluda prima o poi perché sono usciti, ripeto, 15 volumi e non dovrebbero mancarne poi così tanti. Continuiamo a parlare di miracoli e di uscite ormai insperate e ovviamente non si può non parlare di Hunter x Hunter volume 33. Che dire di questo volume? Io personalmente mi sento di dirvi che l'ho apprezzato laddove è stato possibile, però, perché credo sia comprensibile che non ci si ricordi poi molto dell'ultimo volume se è uscito 3 anni fa. Ovviamente le colpe non sono della casa editrice italiana, non sono di qualcuno in particolare, se non dell'autore stesso, che ovviamente sappiamo un po' tutti, non è che c'è bisogno di ribadirlo ogni volta. Scrive il suo manga e lo disegna quando gli va, insomma, e ciò non compromette più di tanto la storia in sé, che comunque io, ripeto, ho compreso, ma soltanto a metà, perché insomma ho fatto un po' voi i conti, ma compromette la lettura, voglio dire, cioè io che chiaramente non sono, per quanto mi piaccia, non sono un enorme conoscitore di Hunter x Hunter, lo riconosco, e nel corso di questi 3 anni ho avuto modo di leggere tanti altri manga che mi sono piaciuti e quindi non l'ho mai ripreso in mano e pertanto, ripeto, credo sia abbastanza evidente che non sia facile riprendere in mano una serie del genere, quindi il mio desiderio sarebbe quello di rivedere questo manga nel giro di un anno, però ormai ragazzi, parliamoci chiaro, la domanda non è più fra quanto esce, ma se esce Hunter x Hunter, perché siamo arrivati a questo punto e sinceramente io sono del partito, perché ormai siamo a questi livelli, sono del partito che questo manga dovrebbe finire il prima possibile, anche con un finale improvvisato. Mi dispiace dirlo perché il manga non lo merita, però piuttosto che vederlo incompleto, preferirei così, sinceramente. Volume 71 per Bleach, guardate, non ho da dire nulla, non me lo ricordo neanche, quindi andiamo avanti. Volume 13 per Gantz, continua a piacermi questo manga, sempre frenetico e coinvolgente, anche se non ci sono colpi di scena particolari ultimamente, quindi si è un po' perso quell'impatto fortissimo che c'era nei primi volumi, però secondo me continua ad essere una buona lettura e di conseguenza continuo a seguire questa serie. Volume 2 per Democrazia, volume spettacolare,
che fa un passo avanti enorme rispetto al primo, che in realtà già mi era piaciuto, ma qui tutte le potenzialità di una storia come questa emergono in maniera smisurata. È un manga che, per quanto sia piccolo, nel senso che dura 5 volumi, è terribilmente ambizioso, è veramente, ha delle potenzialità enormi, sia a livello, diciamo, appunto di storia, ma anche di realizzazione. È qualcosa di veramente ben riuscito. Il concetto di democrazia non è mai stato così chiaro in un manga come in questo caso, per carità, uno può anche arrivarci a capirlo grazie al titolo, però io seriamente di titoli politici, perché alla fine è di questo che stiamo parlando, non ne ho letti tanti, mi dispiace, però sinceramente non ne vedo moltissimi. Questo però veramente è riuscito a prendermi moltissimo. Sia un po' politico ed è anche un po' fantascientifico, quindi magari può incontrare sì e no i vostri gusti, ma secondo me, al di là di quelli, è evidente che siamo di fronte a un manga veramente originale. Lupin III, volume 9, continua ad essere ovviamente sempre la storia e il personaggio divertente e esilarante che conosciamo tutti, quindi penso non ci sia molto da dire, è sempre e continua ad essere una buona lettura. Con questo io ho concluso, ci vediamo al prossimo video e aloha aloha!